Buongiorno e bentrovati. Parliamo di dichiarazioni dei redditi e parliamo di quello che è il credito estero. In particolare ci riferiamo a quelli che sono i dipendenti che lavorano principalmente presso datori di lavoro esteri e quindi non svolgono in Italia il proprio lavoro. Questi soggetti, se sono comunque soggetti residenti o di fatto o di diritto, quindi se non si sono cancellati dall'AIRE, oppure se si sono cancellati dall'AIRE ma sono soggetti che hanno comunque il centro degli interessi economici o familiari in Italia, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Riportando che cosa però? Non il reddito percepito all'estero, ma quello che è il cosiddetto reddito convenzionale, ovvero quello presente nel decreto ministeriale che viene emanato ogni inizio anno. Questo perché è importante? Perché se noi non facciamo la dichiarazione, poi in fase di accertamento, che cosa succede? Ci viene precluso l'utilizzo del credito d'imposta. Ecco quindi che la dichiarazione diventa il punto nodale. Questo perché? Perché stiamo assistendo a moltissimi accertamenti, quindi richieste di accertamento con adesione sulla base dello scambio di informazioni. Scambio di informazioni che è partito e che funziona perfettamente. Io sul tavolo non ve lo posso far vedere, ma ho una verifica su una persona fisica che nel 2016 ha prestato solo attività in Germania presso un datore di lavoro. Il reddito lordo, tra l'altro, comprende tutte quelle che sono le erogazioni al dipendente che vengono comunicate dallo Stato tedesco, quindi anche quelle che da noi sarebbero le trasferte, quindi indennità non tassate, a questo punto vengono comunicate come importo complessivo. L'Agenzia Entrate chiede spiegazioni al contribuente, il quale dovrà dimostrare che cosa? Due alternative. Una, non ero residente in Italia e di conseguenza ho solo dimenticato di cancellarmi dall'AIRE, quindi la presunzione relativa dell'iscrizione all'AIRE viene superata con la prova di fatto della mia presenza fisica all'estero e contemporaneamente dell'assenza di legami con l'Italia. Nel mio caso questo non è possibile perché il soggetto ha la famiglia in Italia ed è rimasto residente in Italia perché lavora dal lunedì al venerdì all'estero, sabato e domenica torna in Italia. Cosa succede allora? Si invoca quello che è il reddito convenzionale, vale a dire questo soggetto che ha preso 71.000 euro, in realtà non sono tutti tassabili ma solo in quota parte, perché vi sono appunto dei rimborsi e dei benefit, dimostrerà che per il suo tipo di attività, quindi è operaio specializzato di cantiere, il reddito convenzionale è pari a 2.000 euro al mese, che vuol dire 24.000 euro. Quindi la mia tassazione sarà basata, e quindi la mia richiesta è stata di basare la tassazione su 24.000, quello che avremmo dovuto fare nella dichiarazione 2016. Però cosa succede? Che non avendo presentato la dichiarazione e quindi essendoci l'omissione, non possiamo recuperare in quota quello che è il credito d'imposta. Ecco perché prestare molta attenzione a quei soggetti che restano residenti in Italia e prestano attività all'estero, perché non basta che ci sia un unico datore di lavoro e la questione è risolta. Tutt'altro, la questione si complica perché in fase di verifica adesso arriveremo al punto in cui l'agenzia, purtroppo l'ha già preannunciato, non riconoscerà il credito d'imposta proprio per omissione dichiarativa. L'accertamento che c'è qui sul mio tavolo partiva con un lordo di reddito di 71.000 euro, usciva con 25.000 euro di imposte più 42.000 euro di sanzioni proprio perché la dichiarazione era omessa. Non saranno queste le entità di cui andremo a parlare, ma sicuramente da questo punto di vista il contribuente, per non aver verificato la propria posizione, comunque avrà un bel danno. In conclusione, se vi capita qualche situazione particolare, non tralasciate il quadro CE, quindi il quadro crediti d'imposta esteri. Buon lavoro e visto che questo è l'ultimo incontro prima delle meritatissime vacanze estive per tutti, buone ferie a tutti.